Bella a tutti ragazzi e bentornati qui a Play Tobby, sono sempre il vostro Merca e oggi siamo qui con un nuovo spacchettamento del set Guzzler GX. Vi ringrazio subito per aver raggiunto i 500 like, quindi per aver permesso di fare questo spacchettamento epico di questo set molto molto particolare. Ok ragazzi, quindi detto questo direi subito di andare a togliere la plastica per andare a leggere la descrizione di questo set particolare. Allora, andiamo a togliere questo. Ok. Allora, qui dietro abbiamo un Guzzler gigante, praticamente che occupa tutta la parte dietro della scatola. Poi abbiamo qui la descrizione che adesso andiamo a leggere. Poi qui davanti abbiamo sempre Guzzler collezione GX. E poi abbiamo la scatola che è molto molto bella, è altro che molto molto carina. Ok, andiamo a leggere dietro. Forza famelica Guzzler GX. Guzzler GX è proprio un ghiottone, però e non perde mai l'occasione di rimpinzarsi. Un'altra creatura di questa dimensione non può avere attacchi ultra, giustamente. In questa collezione troverai Guzzler GX come carta promozionale olografica pronta per giocare e come carta jumbo, ragazzi, quella enorme. Oltre a 4 bustine di espansione, che sono le espansioni, sono queste qua, che dopo andremo a vedere. Fatti sotto allenatore, la fama di vittoria di questo Pokémon è infinita. Ok, andiamo a leggere il contenuto, quindi la collezione Guzzler GX del Pokémon TCG contiene una carta promozionale di Guzzler, giustamente, una carta olografica gigante, 4 bustine in espansione e la carta codice per sbloccare, giustamente, questo Guzzler qua. Allora, raga, direi di andare ad aprire. Eccoci qua. La scatola. Ok, andiamo a sistemare qua. Prima tiriamo fuori la carta jumbo di Guzzler, eccola qua, che tra l'altro, ragazzi, questa artwork è diversa da quella dell'espansione, perché Guzzler non è in questa posizione, è diversa. Questa è molto molto più figa, questa qua, con tra l'altro la macchina qui e l'albero che si sta mangiando, cioè stupenda. Allora, Guzzler GX, ultra creatura, punti vita 210. Poi ha Sbrodolone, che con un'energia buio scatta le prime 5 carte del tuo mazzo. Se tra queste carte sono carte energia, segnale queste Pokémon. Cioè, stupendo, praticamente è un macini carte per poi dargli energia. Poi con 3 energie buio più 2 in colore fa 180, voragine tirannica. E poi con attacco GX, che ci vogliono 5 energie buio, Voraticas GX toglie 100. Se il Pokémon del tuo avversario viene messo KO da questo attacco, prendi 2 carte prime in più, quindi prendi 3 carte prime praticamente con un attacco se lo mandi a KO, che non è male, anzi è tanta tanta roba. Giustamente costa così tanto perché l'attacco è forte, giustamente. Poi abbiamo il codice per sbloccare Guzzler GX, le 5 bustine, ma adesso andiamo a vedere la carta. Eccola qua, e questa è la carta che si può giocare di Guzzler, molto molto bella. Questa è l'artwork, forse secondo me questa artwork qua è molto più figa rispetto a quella che si trova nell'espansione. Poi cosa abbiamo qui? Abbiamo la bustina di evoluzione, che non ci manca mai, c'è sempre invasione scarlatta, ombre infuocate e guardie nascenti. Poi vedete, qui abbiamo 4 espansioni completamente diverse. Io direi di iniziare da evoluzioni, che tanto è quella dove non troveremo niente. Questo è il codice, il 3 che ha di 3, se non sbaglio, su evoluzione, se non me lo ricordo. Cosa abbiamo qua? Un bruttissimo Rattata, energia d'erba, Poliwag, Nidoran, Onix, Magmar, arriva il Team Rocket. Questa è quella fuori serie, se non sbaglio, dovrebbe essere fuori serie, 113 o 108, sì ragazzi, abbiamo trovato la fuori serie. Poi abbiamo un Machamp Reverse e un Impmonchan Holo. Ok raga, primo pacchetto è andato e non abbiamo trovato nulla, come al solito, ma tante evoluzioni è quello che si trova, il nulla. Andiamo di Sole e Luna Guardiani Nascenti con Tapu Koko. Qui abbiamo il nostro codicino 1, 2, 3, 4, 1, 2, e mi sa che non c'è niente neanche qua. Tentacool, Clefairy, Barboach, Carvagna, Fletching, Energia Elettro, Akomo, Gliscor. Poi abbiamo Clefable,
Macho Perverse e Confei Olo, che vabbè, come al solito neanche qui niente. Allora, io direi di fare, facciamo così, facciamo ombre infocate e poi l'ultimo di Dimensione Scarlatta, che sono le ultime uscite, giustamente andiamo in ordine per vicino. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Non è possibile niente, stavolta non ho trovato niente. Inkai, Ledyba, Caterpie, Sandygast, Energia Fuoco, Electrabuzz, Super Recupero, Pokémon Rotom, Horsea e Licarrock normale. Vai, che pizza, perché non troviamo niente? Ultimo pack, Invasione Scarlatta, ragazzi. Andiamo a mettere il codice. 123, 123. E mi sa che, non lo so, non mi sembra di aver sentito niente. Hondo, Staryu, Yagmoho, Shelmet, Salandit, Energia d'acqua, Hakuna, Miltank, Rumpsico, Remoraide e un Starmie comunaccio. Eh sì ragazzi, stavolta è andata male. Allora, per fare un piccolissimo riassunto, abbiamo Guzzlord, la carta Jumbo, non full art normale. Poi abbiamo Guzzlord, che si può giocare in giocabile con l'artwork diversa da quel Guzzlord normale che trovate nell'espansione. Poi il codice per sbloccare Guzzlord sul TDC. E abbiamo poi un codice di Invasione Scarlatta, un codice di Ombre Infocate, di Guardiani Nascenti e di Evoluzioni. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo episodio su Pokémon. Bella raga. Swag, swag, white boy swag.